Gloria al Signore. Ripeto, Vangelo di Marco, capitolo 6, versetto 30. Dice così la parola del Signore: gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città corsero ai piedi e giunsero là prima di loro. Com'egli, Gesù, fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare, affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 danari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde. E si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani. E li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. È un testo che si apre presentandoci quello che i discepoli avevano fatto in ubbidienza al mandato di Gesù. Ed essi stessi raccontarono come avevano operato, dicendo a Gesù stesso quello che avevano fatto e insegnato. Tutto quello che i discepoli avevano fatto e insegnato aveva lo scopo di far conoscere Gesù. Tutto quello che i discepoli di Cristo, la Chiesa di Gesù, oggi fa ha un unico obiettivo: far conoscere Gesù a tutti. Perché il nostro motto come credenti è tutto l'Evangelo per quanto riguarda la nostra vita di fede, e per quanto riguarda la nostra missione è l'Evangelo a tutti. Perché attraverso l'Evangelo che le persone possano conoscere Gesù, possano realizzare la salvezza, la vita eterna. E dopo questo Gesù prese da parte i suoi discepoli in un luogo solitario per stare con loro, per farli riposare spiritualmente, per istruirli, per ammaestrarli, perché soltanto Gesù ha parole di vita eterna. E quello che fa la parola di Dio è straordinario, perché produce il riposo dell'anima, perché rasserena il nostro cuore quando siamo travagliati, rassicura l'anima nostra quando siamo disorientati. Dio sia lodato per la meravigliosa parola di Cristo, il solo che ha parole di vita eterna. E mentre i discepoli erano lì in disparte con Gesù, dice il testo che tante persone raggiunsero Gesù. Dice poi la fine del testo che erano 5.000 uomini.
Si presume che ci fossero almeno 20.000 persone, tra uomini, donne e bambini, un numero immane. E mi colpisce per l'opera che Gesù compie. Infatti ho voluto dare un titolo alla meditazione di questa mattina: Gesù agisce per il bene spirituale. C'è un versetto in modo particolare che vorrei analizzare insieme a voi e fare cinque considerazioni su come agisce Gesù per il bene spirituale di tutti coloro che si rivolgono a Lui. Sì, perché Gesù dietro ogni persona vede un'anima, vede un cuore, vede un bisogno soprattutto e innanzitutto spirituale. E agisce di conseguenza. Come? La prima cosa che fa Gesù per il bene spirituale di coloro che sono nel bisogno e si rivolgono a Lui è rendersi disponibile. Gloria a Dio! Gesù, per quanto sia il prezioso, non fa mai il prezioso, ma si rende disponibile per tutti per diventare prezioso al cuore di chi lo accoglie. Gloria a Dio. Come egli dice il verso 34, fu sbarcato. Appena Gesù sbarcò, e noi sappiamo molto bene, conoscendo Gesù e quello che i Vangeli ci dicono di lui e della sua opera, che Gesù non arrivò lì per caso. Sapeva che lì c'erano persone che avevano bisogno di lui, che avevano bisogno della sua parola, che avevano bisogno di conoscerlo, e per questo Gesù si rese disponibile. Gesù è sempre presente dove ci sono anime che lo cercano e anime bisognose. E noi, quale Chiesa di Cristo Gesù, vogliamo e dobbiamo essere gli strumenti perché Gesù possa essere portato a ogni persona, perché Dio ha chiamato noi, Chiesa, ad annunciare l'Evangelo della grazia, a portare il lieto messaggio a chi ancora non conosce Gesù, perché ascoltando l'Evangelo hanno la possibilità di incontrare Cristo Gesù, il Signore. Signore, aiutaci a portare Gesù agli altri, a presentare Cristo a chi ancora non lo conosce, con la nostra semplice testimonianza, ma testimonianza di fede, con l'annuncio dell'Evangelo. Gloria a Dio, presentare Gesù. Gesù è disponibile. Gesù non è mai così indaffarato, per quanto egli pensi a tutti, da non poter dedicare tempo a coloro che lo cercano e lo invocano. Gesù agisce in maniera così meravigliosa, egli è Dio, verso tutti quanti, si rende disponibile. Se tu conosci qualcuno che ancora non ha conosciuto Gesù e ravvisa questo bisogno spirituale per la sua vita, portagli Gesù, parlagli di Gesù, rendigli Gesù disponibile e queste persone avranno la possibilità di conoscere personalmente Gesù. Gesù si rende disponibile, ma non soltanto. Gesù, dice ancora il nostro testo, è sensibile. La sensibilità di Gesù, perché disponibile. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla. La sensibilità di Gesù, che vede tutto e tutti, e personalmente ciascuno di noi. Gesù vede quello che gli uomini non vedono. Gesù vede chi è dimenticato. Gesù conosce della tua vita quello che nessuno sa. E quindi egli conosce perfettamente quello che è il tuo travaglio, quello che sono le tue sofferenze, quelle che sono le tue paure, quelli che sono i tuoi dubbi, perché no, quelle che sono le tue cadute, i tuoi errori, i tuoi peccati. E proprio perché è disponibile e sensibile nei tuoi confronti, ti dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Per andare a Gesù è necessario accogliere l'invito.
E l'invito non è rivolto a chi lo merita, ma è rivolto a chi ha bisogno. Voi tutti che siete, non dice meritevoli, capaci, che siete travagliati ed aggravati. Hai bisogno di Gesù? Hai bisogno dell'opera di Cristo? Egli si rende disponibile e sensibile nei tuoi confronti perché ti conosce perfettamente come nessun altro ti conosce. La disponibilità di Gesù, la sensibilità di Gesù, ma possiamo leggere anche della compassione di Gesù. Ne ebbe compassione, dice il testo. Quando Gesù smontò dalla barca e vide quella gran folla, dicevo circa 20.000 persone, ne ebbe compassione. Nella sua accezione più completa questo vocabolo ha diversi significati. Vorrei considerarne alcuni insieme a voi. Compassione significa sentimento per chi è infelice, un sentimento nei confronti di chi è nel dolore, di chi è nella sofferenza. Poi dice una spiegazione che mi è piaciuta molto, il vocabolario. La compassione è quel sentimento provato nei confronti di chi ha dei difetti. Gloria a Dio. Gesù non giudica chi è mancante. Gesù non critica chi viene meno. Gesù manifesta amore verso chiunque manifesta i propri difetti, le proprie mancanze, con il grido al Signore affinché Egli possa avere misericordia. Gesù ha compassione, fratelli e sorelle. Ha compassione per la sofferenza dell'anima. Ha compassione per il dolore del cuore. Sapete, Gesù, prima ancora di vedere dei corpi che avevano bisogno di cibo, vide delle anime che avevano bisogno del pane dell'anima. Ha compassione. Gesù non aveva compassione prima di tutto perché gli stomaci di quelle persone erano vuoti, ma perché il cuore di quelle persone era vuoto. Perché sapete, lo stomaco lo può riempire anche l'uomo, il cuore lo può riempire soltanto Gesù. E allora noi vogliamo presentare colui che soddisfa il cuore, l'anima. Gloria a Dio, la compassione di Gesù. Ma ancora vediamo un quarto aspetto di come agisce Gesù, la sua consapevolezza. Gesù non è distratto, Gesù non è distaccato, Gesù non è indifferente. Gesù, per usare un solo termine, non è egoista. Ci avete mai pensato? Gesù non è egoista. Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, non è neanche egocentrico. Egli è consapevole. Perché, dice il testo, erano, mi piace il verbo coniugato al passato, erano come pecore che non hanno pastore. Gesù vide quella folla non come semplicemente affamati, ma come pecore che non hanno pastore. Vedendo quelle persone come delle pecore senza pastore, individua il vero problema di quelle persone, il vero problema dell'umanità oggi, che riguarda tutti, fratelli e sorelle, ricchi e poveri, chi vive in una zona più facile e chi vive in una zona più difficile, accomuna tutti. L'uomo ha bisogno del sommo pastore. Perché? Ce lo dice il profeta Isaia. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via. Poi dice Pietro, ma siamo tornati
al pastore delle anime nostre. La nostra vita è una vita serena, caratterizzata dalla gioia, dalla pace, dalla soddisfazione, dall'appagamento, non per quello che abbiamo materialmente, ma perché Gesù è il nostro sommo pastore. E allora dice un pastore che sapeva bene quali erano le caratteristiche delle pecore: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Vide che erano come pecore senza pastore. Fratelli, sorelle, vediamo quest'umanità come pecore senza pastore? E se io e voi abbiamo la stessa sensibilità, lo stesso amore, la stessa visione di Cristo Gesù e vediamo l'umanità come un gregge immane senza pastore, una cosa possiamo fare: e presentare loro il sommo pastore, perché conoscano Gesù, il pastore, il salvatore, il Signore, e quando avranno accolto Gesù nella loro vita, nella loro casa, come il sommo pastore, si uniranno a noi, Chiesa di Cristo, per dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Le persone devono conoscere il sommo pastore, colui che guida il gregge, colui che protegge il gregge, colui che provvede per il gregge. Fratelli e sorelle, io e voi abbiamo una missione: far conoscere a queste pecore smarrite il sommo pastore, con la nostra testimonianza, con l'annuncio dell'Evangelo. Presentiamo Gesù il pastore. Sapete, io e voi non dobbiamo presentare alle persone o dare alle persone... Fatemi usare un'espressione del Salmo 23. Noi non possiamo apparecchiare una mensa al cospetto dei nemici di coloro che sono nel bisogno. Perché? Perché non abbiamo le forze, non abbiamo le capacità, non abbiamo i mezzi. Ma possiamo presentare loro Cristo Gesù, il Signore. E quando le persone accettano Gesù nella loro vita quale personale Salvatore e Signore e arrendono a Lui la loro vita, allora loro potranno dire: tu apparecchi una mensa al cospetto dei miei nemici. E potranno anche dire: mi conduci per sentieri di giustizia. E potranno anche dire: quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu, sommo pastore, sei con me. E potranno anche dire: tu mi conduci in verdeggianti pascoli, lungo le acque quiete. Questo, fratelli e sorelle, nessuno si offenda, non lo posso fare io, non lo puoi fare tu, lo può fare Cristo Gesù il Signore, solamente Lui. Ed è di Lui che vogliamo parlare, ed è di Lui che vogliamo testimoniare, perché è di Lui che il mondo ha bisogno. E chi può presentare Gesù il sommo pastore se non il gregge che appartiene a Gesù? Il quale pastore dice al gregge: non temere, o piccolo gregge, è piaciuto al Padre di darvi il regno. Io e voi siamo pecore, pecore, siamo tutti pecore, che andiamo e presentiamo il sommo pastore che noi conosciamo, al quale noi apparteniamo. Ma cosa vuol dire? Gesù ce lo dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Dobbiamo avere paura dei lupi? No, 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 perché è il sommo pastore che ci manda, perché Egli viene con noi, perché noi non andiamo alle altre pecore smarrite e dire: seguite me, seguite noi, fate quello che facciamo noi, agite come agiamo noi. No, 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 noi andiamo e diciamo: seguite Cristo Gesù, il sommo pastore, e tutti coloro che accoglieranno Gesù potranno dire che entreranno a far parte della Chiesa di Gesù. E infine Gesù agisce insegnando, istruendo, parlando.
Com'egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Ecco che Gesù va al cuore del problema, all'anima, al bisogno spirituale. E cosa fa? Insegna, istruisce, parla, ammaestra, si rivela. E la parola di Dio, per detta di due pecore che si erano un attimino disorientate, arriva e possono dire queste pecore: non ardeva il nostro cuore mentre egli per via ci spiegava le scritture? Benedetta parola di Dio, insostituibile parola di Dio, perché è attraverso di essa che Dio si rivela, attraverso di essa che le persone possono conoscere Gesù. Insegnava. Insegnare significa letteralmente lasciare il segno. Gesù lascia il segno, il suo segno. Tutti noi sappiamo quale segno ha lasciato il peccato nella nostra vita. Quale segno ha lasciato il male nella nostra mente, nel nostro cuore. Ma poi abbiamo conosciuto Gesù. E la prima cosa che il Signore ha fatto nella nostra vita è stata quella di purificare i nostri cuori. Come dicevo ieri sera con mia moglie, ieri pomeriggio eravamo a casa di una famiglia e il fratello mi raccontava, la sorella, la loro testimonianza. A un certo punto il fratello ha detto una frase che mi ha colpito tanto: la cosa più bella che Dio ha fatto nella mia vita, io che ero un alcolista, io che ero un violento, io che facevo così, è stata, fratello, e poi si è commosso, ha tolto il mio cuore di pietra e ha messo un cuore di carne. Solo Gesù può lasciare il suo segno nella nostra vita, per vivere una nuova vita, per camminare per la sua gloria, per prepararci per il cielo. E ora qual è il nostro scopo e obiettivo sulla terra? Triplice, semplice, ma fondamentale. Primo, vivere per la gloria di Dio. Secondo, prepararci per il cielo, perché le nozze dell'agnello sono un evento straordinario e non vogliamo arrivare impreparati. Terzo, far conoscere a tutti quanti chi è Gesù, in modo che tutti possano avere un'opportunità per essere salvati. Gesù agisce per il bene spirituale. Avete notato che ho letto anche dal versetto 35 al 41, e lì poi si vede come Gesù provvede anche in seconda battuta per il bene materiale. Perché Gesù, egli stesso dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù non aveva come obiettivo principale, per quelle migliaia di persone, fornire del pane e dei pesci. Aveva come obiettivo principale rivelarsi come il Salvatore Signore, affinché potessero riempire il vuoto del loro cuore con la presenza di Gesù. E una volta fatto questo, Gesù riempì anche lo stomaco. Meraviglioso il nostro Salvatore Signore. Alziamoci, cari, rivolgiamoci al Signore. È vero che le persone hanno